Io ho un figlio che a vederlo è il doppio di me, però volevo fare il pugilato e ci ho detto lascia stare, il pugilato non è pane per te. Ho detto ma papà perché? Perché non sei all'altezza di poter, non all'altezza, tu sei all'altezza forse più che me con lui, però la tua testa non è come quella che avevo io. Io lo dovevo fare perché c'era un motivo ed è stata la rivalsa della mia vita. Oggi non so, uno gioca a tennis, guadagna miliardi. Io cercavo di guadagnare le lire nel pugilato. Per diventare campione del mondo bisogna avere qualcosa più degli altri, un qualcosa proprio di dire devo farcela. Ho iniziato il pugilato in questa maniera. Prendevo sempre, ero sempre picchiavo, mi picchiavano sempre per la strada. Allora chiamavo mia sorella Germana e le dicevo Germana, mia mamma mi picchia, ora veniva giù e picchiava e chi mi picchiava. Via, passa il picco, via, uno, due. Facciamo così perché dobbiamo darci un riso, via, uno, due. Tutti i giorni in allenamenti, 10 km, eravamo a Porto Recanati noi. Andavamo da Porto Recanati fino a Loreto. Uno, due. Di corsa. Gancio. Okay. Poi tornare indietro ancora di corsa. Andavo in palestra. Sentiamo la testa, ragazzi, c'è la prima volta così. Al pomeriggio si cominciava a fare i guanti. Andava su uno, sull'altro e si bossava, ecco, e chi ha il sacco, chi ha la pera, chi ha la corda, con la corda, o il tappeto per fare gli addominali. Tutti i giorni così, non c'è stato un giorno, alla domenica, alle feste, sempre, e senza bere acqua. Un giorno porto le canati, e si spenta la luce, io prendo una bottiglia d'acqua, la bevo, oh Liano, mi diceva, Liano, cosa hai fatto, Steve Claude? Io darò a te 1.000 lire di multa. Ma no, maestro, ma no, mister, 1.000 lire di multa, non prendo niente. No, 1.000 lire di multa. Mi sono ritirato per 4 anni dal pugilato. 8, 9, 10, via. In quel momento sembrava quasi che venivo più svogliato. Un motivo principale sono le ragazze, lo ammetto, ok? Però sarà forse il fatto che ho lavorato fin da ragazzino, lavori un po' troppo impegnativi forse per un ragazzo della mia età. Non avevo mai tempo libero a disposizione per me e comunque sia facevo una vita, per farla breve, mi svegliavo al mattino alle 5:30, andavo a lavorare a 30 km di distanza. Andavo in palestra, io abitavo a Genova, mi allenavo a Savona, lavoravo a Savona. Morale della favola, tornavo alla casa alle 10:30, 11 di sera e pensare che delle volte mi aspettavano pure ancora i miei genitori. Cioè, magari c'era la pasta che era ghiacciata, però mi aspettavano. Due, uno, due. Ok. Se vi punge qua, respirate, è normale.